auguro che lavorino 24 ore su 24 per metterla in funzione a settembre finché ritornerà al lavoro, ecco, perché adesso siamo in un momento di ferie, io credo che, che sarà 15 giorni di calma, ecco. Ecco, Presidente, lei è d'accordo con la revoca della concessione altro che autostrada? Ma non quella lì, le revoche di tutte le concessioni che esistono nelle autostrade, perché con i miliardi che si sono arricchiti dovevano fare un supporto sul ponte, bastava fare un plinto di cemento armato o di putrelle, non bastava quelle tampulli che hanno fatto, quindi sono stati tutti lavoretti che hanno fatto, non reggevano niente, facevano delle opere di diciamo come lei fa in casa da un po' di bianco, ecco, mi spiego. Ma lì c'era bisogno di un supporto sotto, perché il peso di questi 50 anni che ha sopportato quel ponte lì è un peso enorme e incalcolabile, se lei considera che nel porto solo di San Pia d'Arena ci sono da 3.500 a 4.000 cami al giorno. Quindi è purtroppo, e Genova Ovest, voi lo sapete perché siete una delle televisioni che seguite queste cose, era sempre bloccato il Genova Ovest, quindi ci voleva delle ore interminabili per poter arrivare ai traghetti, al porto e così via. Lei può immaginare adesso che c'è un solo sbocco a Cornigliano. Ecco. Cioè, io credo che bisognerà sicuro trovare delle emergenze a senso unico. San Pia d'Arena è inutilizzata quasi tutta, perché è un parcheggio per sole macchine, quindi utilizzare via San Pia d'Arena per fare un senso unico che vada verso Genova potrebbe essere anche una buona soluzione, mi capisci? Presidente, i suoi camion, ma naturalmente non solo i suoi, anche il traffico, ma no, guardi, il traffico Genova, comune, in tutti questi anni hanno percorso lì, migliaia di volte quel ponte. Lei e la sua azienda, insomma, guardi, avete avuto la sensazione... Su quel ponte lì erano minimo 100 cami tra Voltri e San Pia d'Arena. E c'era la percezione di una scarsa sicurezza, o comunque di una sicurezza decrescente? Quel ponte lì ogni camion, ogni macchina che andava leggermente forte, lei la sentiva anche dalla parte opposta. Questa è stata una tragedia annunciata che nessuno ci ha pensato, ha capito? Pensavano di riparare i tiranti, ma non servivano a niente i tiranti. Lì ci voleva un supporto al centro del Polcevera in ferro e in cemento armato, ecco. Presidente, approfitto dei suoi... Avrebbe scongiurato sicuramente con una ventina di milioni, 30 milioni, avrebbero scongiurato la vita di queste 39 persone che adesso, povere famiglie, oltre che aver perso i propri cari, sono sconvolte. Ecco, approfitto dei suoi trascorsi calcistici, è d'accordo sul fatto che non si giochi domenica a Marassi, Sampdoria Fiorentina e i tifosi del Genoa che hanno deciso di non andare a prescindere a Milano per la trasferta con il Milan. È un piccolo gesto ovviamente, ma significativo e fondamentale. Sì, no, ma guardi, per l'affettuosità verso le vittime è una cosa giustissima, però mi capisca, adesso noi dobbiamo stare attenti a non mettere in ginocchio Genova, ha capito? Perché certo. Genova deve reagire, Genova deve rimboccarsi le maniche e ripartire, perché sarà a settembre quando riprenderanno tutti a lavorare di nuovo, come io penso il 25 di agosto ci sarà i rientri di tutti coloro che lavoravano a Genova, nelle industrie e nel porto di Genova. Sarà veramente qualcosa che è pensabile, capisco. Un'ultima cosa, è d'accordo sul fatto che per gestire questa emergenza spaventosa serva un commissario ad hoc oppure soltanto un aumento di burocrazia? Ah no, ma io credo, guardi, che la regione, comune, autorità portuale possono essere in grado di capire e di trovare le giuste soluzioni.
Ecco, ho sentito parlare della riapertura della strada di Via del Papa dall'Ilva. Questa è una soluzione, però poi bisogna trovare gli sbocchi necessari, ha capito? Perché indubbiamente sarà molto difficile reggere il traffico che in questo momento Genova stava attraversando, che era un traffico enorme. Ecco.